di Piazza Mercato? Care concittadine, buongiorno. La lista civica Cittadini con voi vuole sapere il vostro parere. Seguiteci e scopriremo qual è. Va bene il parcheggio lì? Va bene il parcheggio. Va bene il parcheggio, poi quella casa là la devono buttare giù perché è una vergogna. O metterla a posto come si deve, altrimenti buttarla giù e far tutta una bella piazza come una volta, come si deve. No? Mia da Gatracchi che ora fossi il monumento. No? Come immagini il futuro della nostra Piazza Mercato? Beh, io non lo immagino sicuramente con i vari progetti che sono stati illustrati finora. L'ideale sarebbe innanzitutto cercare una soluzione per quella vecchia Camera del Lavoro, perché è vero che è al vicolo regionale, però che la Regione dica come dobbiamo farla, metterla a posto e una volta per tutte non lasciarla così al vecchio abbandono come è stato un po' per l'area del Macello. E poi l'ideale sarebbe fare un bel parco che sarebbe usufruibile per tutti, con delle panchine, con delle zone di verde molto ampie. E vabbè, per il problema dei parcheggi si può usare il sottosuolo come ha fatto in altre città moderne ormai, quindi secondo me la soluzione è... Io spero meglio, perché attualmente c'è praticamente solo un ricovero di auto e dove c'è un palazzo che sta decadendo, che anche se fa parte dei beni culturali comunque sta... Quindi come lo utilizzeresti? Ma facendo dei servizi, ad esempio si sentiva tempo fa riguardo la posta, che volevano mettere la posta. Indubbiamente è un'area troppo vasta per mettere solo un centro tipo la posta, però fare qualcosa per rivalutare tutto quanto, fare anche dei parcheggi sotterranei dove si possono utilizzare francamente una bella piazza che darebbe comunque la possibilità anche a noi commercianti qui della zona di lavorare meglio, perché altrimenti diventa solo un luogo dove si lascia la macchina e si va negli uffici all'interno. Questo è bello, che possono mettere tanta gente qui vicino, quindi se la gente la portiamo laggiù in fondo là, che d'estate e d'inverno è freddo, cosa fa? Pieno di zanzare. Quindi cosa ci metterebbe al posto del parcheggio? Il teatro. Il teatro. Il teatro, per me sì, sarebbe l'unica cosa, sarebbe l'area ideale. Immagino che avevano deciso il comune, insomma, l'amministrazione comunale, tutti avevano deciso di farlo lì, dove c'era l'ex teatro tenda, che adesso l'hanno buttato giù e hanno fatto un parcheggio di macchine. Quindi lei vorrebbe il teatro? Ma come cittadino di Verbania lo vorremmo lì, insomma, okay. Ecco, non in Riva al Lago, perché in Riva al Lago, non so, non è che lo dico solo io, ma anche tanti miei contemporanei, miei amici della nostra età, che siamo anziani, così. O se no si poteva mettere a posto l'ex VIP, anche quello, che era un teatro di quasi 700 posti. Quello era bello metterlo a posto, il teatro c'era già, senza fare tante storie. Ma un'area pulita prima di tutto e... che serva un po' alla gente, non so, il parcheggio non mi sembra utile, perché dai, il parcheggio ce n'è tantissimo. Non mi inquadra. Cosa volevo dirgli? Invece il parcheggio, non so, un centro per ragazzi, qualcosa di utile ai giovani. Cosa? Un parco verde? Ma no, un parco verde, un qualcosa per i giovani, che anche se chiuso, un qualcosa per i giovani vanno via tutti, non c'è niente per i ragazzi. A me piaceva già il capannone che c'era prima. Non ho ben capito perché non è stato utilizzato quando era già su, e quindi non ho capito perché è stato smantellato. Per me potrebbe essere adibita a una struttura per anziani. Per anziani, sì. Proprio un caseggiato, una casa di riposo oppure di ritrovo. Quindi sistemando il palazzo che c'è. Quel palazzo lì potrebbe anche scendere la posta, perché su là è proprio senza posteggio niente. Oppure anche spostare il teatro che vogliono fare sulla riva del lago, che secondo me è un posto pericolosissimo, spostarlo qua. Però la prima opzione... Io abito lì, per cui mi piacerebbe o il teatro, che era già stato previsto e qui mi sembra il posto più adatto, e come richiamo turistico diventa meglio qui che non sulla riva del lago, o eventualmente un'area verde associata anche a... una maggior quantità di verde. Quel capannone fare un piccolo mercato coperto, come si usa nelle grandi città, che sarebbe ben comodo.
posso rivedere in giro tutte queste baracche in giro. A Inter ci sono tante persone anziane, quindi non diciamo vecchi perché la parola vecchia è brutta, anziani. Quindi dicono anche i professori, i dottori di muoversi perché fa bene. A Verbania non c'è un cavolo. Se farebbe una bella sala da ballo, da muoversi un po', sarebbe una gran bella cosa per tutti i cittadini, perché siamo tanta gente che balliamo. Dobbiamo fare 50-60 km per andare a divertirci. Scusa, di Piazza Mercato? No, che cavolo. Si può immaginare in un certo senso migliore, anche perché stanno ricostruendo tutto, c'è ancora qualcosa da sistemare. E speriamo che Lei vorrebbe un parcheggio, il teatro? No, ecco, allora il teatro andrebbe bene, perché mi sembra che le prospettive di portarlo fuori Intra, alla periferia di Intra, mi sembra un po' tagliato fuori. La gente se viene a Intra ha la possibilità di fermarsi qui, e noi come locali, come gestore, porta un certo. Io vorrei il teatro, l'arena, sicuramente. Okay. Parcheggio. Lasciare parcheggio, che ce n'è bisogno assolutamente. Se si viene al mercato è un disastro. Cioè, se arrivi dopo una certa ora non trovi neanche più a Rosmini, quattro piani. Cioè, manca parcheggio. E durante la settimana, Fede? Parcheggi mancano sempre, in stagione non ce n'è mai. Cioè, a meno che si va su a Rosmini, se no parcheggi, soprattutto poi gratuiti. Anche quello. Cosa vorresti? Per il mercato. Perché qui tanta gente vengono al mercato apposta per trovare il parcheggio, ma fanno fatica. Ecco. Okay. Secondo me è una buona idea. Però ognuno sul punto di vista, bisogna vedere. Essendo una zona centrale, Piazza Mercato d'Intra, la valorizzerei con l'ubicazione iniziale che c'era per la realtà. Ok. Per una serie di questione di che è provvista di parcheggio, provviste di esercizi che possono servire poi le persone che vengono a teatro, quindi, e valorizzerebbe soprattutto sotto l'aspetto anche architettonico il centro storico di potrebbe toccare, perché è una cosa del comune, non si possono buttare giù perché è stato fatto nei tempi indoro e allora non vorrebbero buttarlo via, secondo il mio punto di vista. E non so, bisognerebbe sentire in comune cosa fanno per poter eliminare questa cosa che fa. Ecco, eliminare cosa vorrebbe creare? E fare quel centro sociale che si è detto. Un centro sociale, quindi con un parco. Con un parco anche per poter far divertire qualcuno, anche per i bambini, e non se mi a portare proprio fuori un chilometro esatto, perché qui sono nel centro. Il teatro, perché il teatro ha fatto centro città, però non quel progetto che c'era prima. Creare un nuovo progetto? Sì, un nuovo progetto, una cosa. Comunque questo edificio dovrebbe essere eliminato. Non anzi, so, non dovrebbe già più mi essere. Piacerebbe che ci fosse una struttura di utilità pubblica, tipo la posta, o un servizio ai cittadini con un posteggio a disposizione nelle vicinanze, l'opportunità per tutti di usufruire di queste cose. Io vedrei bene un palazzo con due piani di parcheggi e strutturare la posta lì, e poi un palazzo con uffici e abitazioni, meglio ancora un grande palazzo che verrebbe simbolo di la struttura città. Di Piazza Mercato, cosa vorrebbe che sia creato? Ma lì sarebbe bene magari un teatro, non so, qualcosa per le persone anziane. Okay. Non saprei proprio. Cose così, sì. Il parcheggio mi sembra un po' troppo sprecato. Parcheggio a disco orario, possibilmente, quindi non a pagamento. Ok. Parcheggio. Un parcheggio a disco orario, possibilmente. Ok. Ma diciamo che manca un parco giochi magari per i bambini, diciamo che sarebbe una bella soluzione visto che ce ne sono pochi. Ma io lo vedo come o il teatro, che non era una cosa, oppure uffici pubblici, poste, quello che può essere, che vada bene al cittadino, ecco. Ma sì, esatto. Secondo me, visto diciamo il sistema della piazza, ripristinare ancora posteggi e dare spazio al mercato, un'alternativa magari un qualcosa di coperto sempre per il mercato alimentare, in modo magari da toglierlo dalla strada, dalla piazza e metterlo al coperto, l'alimentare,
e lasciare. Io vedrei dei parcheggi, però se c'è una cosa più importante da fare è meglio. Diciamo, però il parcheggio è comodo perché almeno la gente lascia la macchina, diciamo, fuori, un po' fuori dal centro abitato, impara a camminare un po' a piedi, no? Giusto? Io la penso così, perché c'è proprio la cosa più importante. Lo so che non è molto costruttivo, però tanto qui a Intra qualsiasi iniziativa si fa non attacca. Quindi, cioè, io la vedo che quando qualcuno deve venire a lavorare qui o nei negozi è una tragedia. Speravo tanto, perché immaginavo il teatro, perché secondo me era la locazione più giusta. Perché lì non siamo né a Intra né a Ballanza, siamo obbligati a prendere la macchina, dove metteremo le macchine? L'utilizzo migliore, visto la posizione, penserei a un parcheggio, magari anche un multipiano piuttosto che un piano singolo. Per altre cose, tipo un parco giochi, forse non è una zona proprio adatta, ideale. Visto che è il centro, anche se centro città, ma però è una zona molto... Ma da come ho sentito si potrebbe fare spostare la posta, quella che c'è sulla nostra, che è un po' inagibile. Quindi sarebbe più comoda. Sarebbe più comoda per tutti, credo. Poi altre cose adesso, in questo momento non vengono in mente. Tu invece? Sì, sì, anch'io penso uguale. Beh, io attualmente lo vedo un po' male, perché secondo me Piazza Mercato deve essere valorizzata un po' meglio di come è valorizzata adesso. E cosa ci vedrebbe? Beh, io ero... Sono sempre stato propenso di un teatro, perché per me un teatro al centro di una città è un fiore all'occhiello, no, di una città. Pensarla come anche una possibilità per dare un'area verde, inserire anche dei giochi per i bambini e poi dotarlo eventualmente, adesso non so. Non si è più parlato per quanto riguarda il teatro, poteva essere anche quella una zona valida. Io concordo con un amico su quanto ha suggerito lui, l'area verde sarebbe per me la migliore soluzione.